Importante perché ci ricorda in qualche modo i drammatici avvenimenti dell'agosto del 2017, ma io dico in chiave positiva perché stasera saranno premiati le persone, le forze dell'ordine, tutti coloro, i volontari quali si sono distinti in quelle ore drammatiche del 2017. Detto questo, l'amministrazione ha accolto con favore questa iniziativa, l'ha patrocinata con entusiasmo. Devo ringraziare l'associazione Partenart di Fara Paoletti per l'iniziativa che da Napoli è venuta a coinvolgere la nostra isola in un evento che ci auguriamo possa progredire e crescere sempre di più. Questa è la prima edizione, perciò da parte dell'amministrazione massima collaborazione e un grosso in bocca al lupo alla stazione Partenart che, devo dire la verità, ha mostrato davvero grossa professionalità. Lo scopo di questo premio è sicuramente premiare l'alto valore e senso delle istituzioni, del dovere, la solidarietà che queste persone e le istituzioni varie hanno dimostrato nel 2017. Con l'augurio che non si verifichi mai più un evento del genere, dobbiamo dire che tra tante criticità il territorio ha saputo dare le giuste risposte. Non mancherà un momento di spettacolo per allietare gli ospiti di questa sera con il concerto del maestro Peppe Barra, che ringraziamo di essere venuto ad Ischia. Speriamo che sia stato bene qui sulla nostra isola, che vive di turismo e di accoglienza, per cui ci auguriamo che sia andato e che andrà tutto bene. Il premio per Ischia è nato dall'esigenza di dover premiare le persone che si sono distinte durante il terremoto, quindi un premio proprio per l'isola, per le persone che hanno contribuito ad aiutare le persone in difficoltà del posto, e quindi ci sono personalità e istituzioni che premieranno le persone che hanno così collaborato in questo disastro che purtroppo ha colpito l'isola. Riconosce le migliori parti del nostro paese che nei momenti di difficoltà si sono adoperate per venire incontro a coloro che avevano dei grandi problemi, come quelli occorsi nel famoso agosto del 2017, problemi che hanno toccato molti cittadini, ma che hanno visto tanta solidarietà, quella parte positiva del nostro paese che si riconosce non solo nelle istituzioni ma anche nella gente migliore.